Io temo l'ultima domanda. Temo. Allora, volendo affrontare, mi raccomando, una tematica molto spinosa del nostro comune. Gianluca, come intendi procedere per il risanamento finanziario? Veloce. Allora, tutti noi sappiamo che il comune è messo in condizioni disastrate a livello di bilancio finanziario. Ma io voglio dirvi una cosa: chi l'ha creato questo bilancio finanziario, questo buco del bilancio finanziario? Non certo io, che non ci sono stato. L'ha creato naturalmente chi è che si è preceduto a livello amministrativo. Oggi queste persone le ritroviamo nelle altre liste, nonostante l'operazione Lupi Travestiti d'Agnelli. Si levarono le patrie e si misero le fede. Ma sempre chi è? Sempre chi è? Queste due liste, che sono la stessa faccia e la stessa medaglia, cosa stanno proponendo? Propongono il dissesto finanziario. Che cosa prevede il dissesto finanziario? Il comune che va in dissesto non può più contrarre mutui, quindi praticamente scurtiamo ogni forma di sviluppo. Che cosa cambia per il cittadino? Per le imposte e le tasse locali, diversa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita, quindi le tasse al massimo consentito. Che cosa succede sul piano sociale? Con il dissesto si hanno inevitabilmente risvolti economici e politici, ma purtroppo anche sociali, con il ridimensionamento della spesa per i costi del lavoro ed il collocamento in disponibilità del personale eccedente. Il messaggio è per voi, dipendente comunale. Tutta una serie di cose negative. Allora, io non mi sono candidato per portare il comune a fallimento. Io mi sono candidato, se sarà possibile, di salvare l'ente. Loro l'hanno portato al dissesto, al fallimento, i Lupi Travestiti d'Agnelli. Ci sono tutta una serie di interventi per poter salvare il bilancio comunale tramite mutui, cosa che non è più possibile perché non abbiamo proprietà, perché l'area industriale è stata venduta. Non abbiamo altre cose da offrire alla Cassa Depositi e Prestiti, quindi possiamo agire tramite finanziamenti europei per il ripianamento del debito. Questa potrebbe essere una soluzione. L'altra soluzione ce la fornisce invece la legge, e chissà, è una cosa eccezionale. Per i comuni in emergenza economica, i comuni possono battere moneta per legge. Questa è la nostra angolo di salvezza, il nostro salvagente. Solo così possiamo uscire da questa impasse. Vorrei fare una distinzione tra la mia lista e le altre due liste. Perché quando si parla di bilancio abbiamo specificato benissimo che noi abbiamo delle soluzioni, mentre loro propongono tutte e due il dissesto finanziario, soprattutto la lista della carbone. Allora, cambiate anche slogan, non più il paese che sarà, ma il paese che fallirà. Abbiamo dato delle soluzioni che sono
sono soluzioni praticabili, non è fantascienza. L'allargamento dei confini territoriali ci vorrà qualche anno, ma potrà portare ulteriore introito nelle casse comunali. Finanziamenti europei per andare ad abbattere il debito che voi avete creato, noi. La possibilità di poter stampare moneta. Questa è una prima distinzione tra noi e voi. Per la questione